Iniziamo con l'analisi delle formazioni per la settima giornata di Serie A. Oggi sono da solo. Prima di partire, ragazzi, Instagram, TikTok, i Fantabros sono presenti su tutti i social, soprattutto su YouTube. Lasciate mi piace al video, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche e sapere quando esce il nuovo video e soprattutto iscrivetevi al canale. Come sempre noi utilizziamo le formazioni, le probabili di fantacalcio.it. Piccolo disclaimer, noi registriamo i consigli, o meglio, questa tipologia di consigli il giovedì. Ragazzi, è chiaro che le probabili cambiano di continuo. Ove possibile cerchiamo di aggiornare nei commenti situazioni clamorose. Ad esempio l'ultima volta che Origi doveva partire titolare, in realtà non era stato convocato. Però di base è questo. Salernitana che gioca contro il Lecce, dopo la grandissima figura allo Stadium. Chiaramente sono consigli non scontati. Piontek, Dia dentro se ce l'avete, Paco Mazzocchi, Candreva, giocatori offensivi vanno dentro. Io vi consiglio di mettere Dani Luke e un altro giocatore che mi sento di consigliarvi è Maggiore. Lo so che è un po' in calo, deve ancora un po' ambientarsi, però potrebbe essere la partita del riscatto. Se non vi tira Maggiore, dentro Koulibaly. Però ecco, io mi sento di sconsigliarvi Gyomber. Per quanto riguarda invece il Lecce, allora dovrebbe rientrare Strefezza, ragazzi, lo vedete qua su in cima. Il consiglio è quello di metterlo. Io punterei molto su Sesé. Hjulmand è sempre un valido elemento. Se vi posso sconsigliare un giocatore, io vi sconsiglio Pezzella. Bologna-Empoli, ragazzi, ha un grosso dubbio. Giocherà o non giocherà Arnautovic? Si mette, ok? Arnautovic si mette. Un cambio per Arnautovic, capocannoniere della Serie A, si gioca. E io vi consiglio un altro giocatore. Vediamo se il cambio di allenatore lo fa rivivere o lo fa tornare al vecchio splendore, Gatto Soriano. Detto questo, come sconsigliato uno dei tre dietro. Lukumi ancora non mi convince. Empoli è comunque un derby dell'Appennino. Sconsigliati la coppia di centrali difensivi. Qualcuno in chat dice ci potrebbe stare Lammers. Ci può stare Lammers. Ci può stare Lammers. Il consigliato come sempre è Parisi. Spezia, Sampdoria. Non devo dirvi di mettere Bastoni S in campo. Ormai è una certezza. Chiaramente dentro Nzola. Ghiasi non è al 100%, ma visto che dovrebbe essere avanzato e sulla fascia destra essere impiegato Holm, va messo. Metterei dentro anche Rezza. In difesa Nicolao e Ampadu, se possibile, li lascerei in panchina. Sampdoria, la questione è questa, ragazzi. Sabiri si sbloccherà? Io un'altra chance a Sabiri gliela do. Dentro Sabiri. Chiaramente Caputo dentro, quello non si discute. Non so quanti di voi abbiano il centrocampo della Sampdoria, io lo terrei a riposo. Torino-Sassuolo. Torino, ragazzi, è una squadra che gioca. A me piace come gioca Juric. Non ha tutta questa semplicità nel trovare la porta. Davanti si mette in tronco Sanabria, Radonjić, Vlasic. Resta il dubbio su chi sia il rigorista del Torino. Al di là dei giocatori offensivi, vi do un altro consiglio. Vojvoda. Se devo sconsigliarvi un giocatore, Buongiorno Olinetti. Sassuolo, Laurienté è il primo giocatore che mi sento di consigliarvi. Un altro giocatore che secondo me potrebbe incidere è Pinamonti. L'Inter fa visita a una delle squadre più in forma, rivelazione di questo avvio di Serie A. Un giocatore su tutti qua consigliato, Deulofeu. Non sta segnando, è molto utile perché è il regista aggiunto dell'Udinese. Però dentro Deulofeu, ragazzi. È il primo giocatore che mi sento di consigliarvi, è Deulofeu. Bella la sfida tra Udogie e Dumfries. Dentro Udogie.
Questa è la partita dove l'Udinese è la prova di maturità dell'Udinese. Mi sento di sconsigliarvi Perez. Inter, il giocatore qua nel mezzo non puoi non metterlo. Epic Brozovic dentro. Mi sento di consigliarvi tutta l'Inter in blocco, tranne forse De Frey e Bastoni. Cremonese Lazio, un nome strano, questo signore qua, Meite, ha preso 6 e mezzo 7 l'ultima partita, diamogli fiducia, dentro. Se avete Desserzo o Kereke, metteteli dentro senza paura. Se volete l'alternativa strana a centrocampo, non so quanti di voi l'abbiano, ma Meite dentro. Pichel, Lokoshvili, per questa giornata, se li avete, li terrei accomodati in panchina. Lazio, dovrebbe giocare Luis Alberto dal primo minuto. Attendiamo la partita di oggi in Europa League contro il Midtjylland. Se parte dal primo, Pedro, una chance gliela diamo. Non vi dico chiaramente i soliti noti. Milinkovic-Savic dentro, Felipe Anderson dentro, Immobile dentro, ovviamente dentro Luis Alberto. Prove delle Isai, io li lascerei in panchina. La Cremonese è una squadra che produce tanto. Mancherà Lazzari, non è una partita semplice della Lazio. Io prove delle Isai a questo giro li terrei a riposo. Fiorentina-Verona. Le tifoserie sono gemellate, ma ci sarà poco spazio per questioni dal libro cuore. La Fiorentina deve tornare a vincere in campionato. Chi si sblocca? Jovic? Che fare con Jovic? Ce l'avete detto in tanti. Adesso non ve lo prende nessuno. Io vado con Kwame, vado anche con Amrabat. Buonaventura è sempre una valida soluzione. Ranieri, Venuti, passerei oltre. Barak è la grande incognita. Io lo metterei dentro. Hellas Verona. Il grosso dubbio è questo signore qua, Faraoni. Gioca, non gioca, lo vendo, lo scambio. Adesso stesso discorso. Non ve lo prende nessuno. Dovete aspettare. Gli attaccanti dentro. Ovviamente Henry e Lasagna. Vi do altri due consigliati. Doig e Lasovic. È in dubbio anche Ceccherini. Monza Juventus. La prima di Palladino. Ex giocatore della Juventus. Ex talento del calcio italiano. Peccato che non si sia mai espresso. Qua ragazzi bisogna capire che Juve si presenta all'ex stadio Brianteo, perché paradossalmente il rischio del colpaccio del Monza c'è. Eviterei di base il portiere. Non vado a rischiare. Se ho alternative a Cragno / Di Gregorio le utilizzo, cioè non importa mettere, diciamo, la testa nella bocca del leone. Metto dentro Dani Mota però. Juventus, Di Maria dovrebbe tornare dentro, ragazzi. Non gioca neanche Quadrado, sarebbe stato il mio sconsigliato di giornata. Occhio al ballottaggio, perché Perin Szczęsny, per me giocherà Perin, però il portiere polacco sta per recuperare. Come sconsigliato non lo so. McKennie è altalenante, grandissima prestazione condita da gol con il Paris Saint-Germain, poi le ultime due non benissimo. Vado con la Juve in blocco, sperando che arrivi una vittoria per la squadra di Allegri e qualche bonus, soprattutto per i giocatori offensivi. Bella partita, Roma-Atalanta. Pellegrini avanzato. Diamogli una chance di rifarsi dopo l'errore dal dischetto di domenica scorsa. Karsdorp passerei oltre. Chiaramente dentro davanti Dybala, Abraham. Qua la situazione è questa. La Roma torna a difendere nonostante arrivi l'Atalanta, allora dentro un blocco la difesa, perché volano 6 e mezzo 7. Atalanta, qua il dubbio è uno. Metto Muriel o no? Non giriamoci tanto intorno, ragazzi, tanto è questo. Muriel si mette. Se lo avete preso, e lo dico per tutti, e spero una volta per tutti, se avete comprato Muriel, la situazione di Muriel è questa, ragazzi. Esatto, Muriel al fantacalcio è un atto di fede. Siete costretti a metterlo. L'altro consigliato è Cop Miners. Non so quanta chance con Muriel in campo abbia di calciare rigori, ma senza errori, quindi
potrebbe essere anche rigorista. Demiral, Toloi, Atebur, a questo giro preferirei altro. E infine il big match. A San Siro arriva il Napoli, partita molto interessante. Se proprio devo tenere qualcuno a riposo del Milan, quello è Calabria. Saelemaekers è in forma, due partite di Champions, due gol, ha chance di giocare dal primo minuto, è sulla fascia opposta a quella solitamente di competenza, possiamo rischiarlo. De Ketelaere, questo è un bel dubbio. Che giocatore è De Ketelaere? Ha la possibilità di dimostrarlo, gli altri ragazzi dentro in blocco. E infine il Napoli. Il Milan può soffrire sui calci piazzati, dentro Kim, ragazzi. Kvaratskhelia, io una chance gliela do. Non guardate il Milan, ragazzi, questi giocatori si esaltano, ve lo ripeto. Dentro Kvaratskhelia, dentro Raspadori, che al Milan, io mi ricordo, ha quasi sempre segnato. Zielinski è un altro giocatore che al Milan ha sempre fatto male, dentro. Se posso evitare qualcuno, evito Rachmani.